affascinante la scrittura cinese, ogni carattere che corrisponde anche a un elemento, è molto una lingua molto artistica anche a livello scritto, piacevole. Qualche parola cinese che conosci? Niao, come ti chiami, cioè, oppure non lo so, Niao Ma, come stai? Come pensi di usarlo questo corso? Sicuramente nell'ambito lavorativo, quando avrò bisogno, sarà comunque utile nel mio curriculum. Giacomo, 15 anni, studente dell'Istituto Cambi Serrani di Falconara, ha già le idee chiare. Studia cinese perché pensa che gli servirà. Oggi per lui e per gli altri studenti è un giorno particolare. Il corso è arrivato al termine ed è tempo di prendere l'atteso riconoscimento. Un primo passo in realtà, perché la strada è solo all'inizio, ma è pur cominciata. Il corso di cinese gratuito ha coinvolto 70 studenti. Nato come sperimentazione, punta ad allargarsi. Pensavamo di partire con le classi prime, poi di fatto c'è stata una richiesta e un'ampia adesione anche al liceo, per cui abbiamo duplicato il corso, quindi grande successo del corso. E come dicevo prima, per me è importante dare anche una finalità che sia quella di una certificazione, in maniera tale che i ragazzi poi possano conseguire anche un certificato che attesti il loro percorso e che sia quindi spendibile nel mondo del lavoro. Di quanti ragazzi parliamo e come si è tradotto poi il corso? Allora, parliamo di 70 ragazzi, quindi circa metà al Serrani e poco di più al liceo. E diciamo che è partito già dal primo quadrimestre e abbiamo avuto ci siamo accorti che questa partecipazione era superiore a quello che immaginavamo, quindi abbiamo molto volentieri replicato il corso anche successivamente. Tutto questo nasce da una collaborazione con l'Istituto Confucio di Macerata. Sì, l'Istituto Confucio Macerata sarà, diciamo, nostro partner successivamente nella prospettiva di una certificazione. Attualmente ci avvaliamo della collaborazione della professoressa Susanna Campanelli, che è docente di lettere e ha conseguito la seconda laurea in lingue orientali. Sostegno al progetto è stato dato dal Comitato Anconetano di Confindustria, che vede nell'avvio alla lingua cinese di questi studenti un primo laboratorio, una sorta di incubatore di azienda tra i banchi, vista l'importanza commerciale ed economica del gigante asiatico. Riteniamo che sia un bel modo per dire a questi ragazzi: sognare non è poi così lontano, non è così impossibile. Iniziate da questo corso di cinese. Perché? Perché sicuramente oggi come oggi questo è uno strumento per uscire fuori dai confini locali, perché i mercati globalizzati richiedono un'ampia capacità di relazioni. Sicuramente i futuri uomini che guideranno le nostre aziende avranno necessità di questo strumento. Lo dice un proverbio cinese: un lungo cammino inizia con un primo passo, il lungo cammino verso il mondo del lavoro di questi ragazzi inizia proprio da qui dentro. Cosa volete costruire in particolare? Ma ritengo che questo progetto, se è portato avanti, vedo che i presupposti sono abbastanza validi, consenta alle nostre imprese di aumentare quella che è la loro flessibilità e la loro capacità di adattarsi ai mutamenti del mercato. Un mercato che corre parecchio, e loro, che sono le nostre migliori risorse, sono le persone più adatte, secondo me, a spalmarsi su questo progetto. Il sostegno economico, 2.000 euro come primo passo, poi l'esperimento sarà replicato nei prossimi anni, è stato fornito anche dalla Banca di Credito Cooperativo di Falconara. Il nostro scopo è quello di appoggiare le iniziative, specialmente se locali, e di dare una mano dove le forze economiche sono quelle che sono. Quindi lo scopo, l'ho detto già prima, non è tanto lo scopo pubblicitario, non ci muove questo sentimento, ci muove proprio un sentimento che sta più alla base di quelle che sono le relazioni sociali, cioè quale? Ci sta a cuore il sogno del ragazzo. Quindi noi, con piccoli fatti, a differenza di prendere la via ordinaria delle grandi banche o degli istituti di credito che ti martellano con pubblicità la mattina e la sera, noi preferiamo fare piccole cose però sostanziose che appoggiano i sogni dei giovani.